L'attenzione del mercatino di Natale verso la sostenibilità è sempre stata alta. Quando in altre manifestazioni si parlava di sostenibilità, per il mercatino era già lo standard, quindi l'attenzione è veramente altissima e passa attraverso diverse misure, dalla realizzazione di iniziative attraverso gli espositori, quindi le bottiglie di acqua solo nel vetro e non nella plastica, la raccolta differenziata, dove cerchiamo di invitare anche gli ospiti a imparare a differenziare appunto i rifiuti a seconda di quello che consumano, e molte altre iniziative, per non dimenticare anche naturalmente la stampa del materiale che noi stampiamo nel numero, nella quantità necessaria e sufficiente. Quest'anno abbiamo un progetto pilota, un treno che partirà da Milano per il 8, 9, 10 di dicembre, e che è un progetto, dico, sperimentale, perché se funzionerà bene speriamo di farlo per tutti i prossimi fine settimana. Questo treno partirà, come ho detto, da Bolzano, e grazie alla collaborazione dell'IDM e con la collaborazione soprattutto dell'azienda di soggiorno, che ha promosso e ha firmato il contratto. Questo progetto alle mie spalle è importantissimo perché rappresenta la produzione di ragazzi giovani, purtroppo, che stanno nei reparti di oncologia e che hanno imparato l'arte della ceramica e creano con le mani e col cuore, con argilla, un elemento molto semplice e modesto, dei capolavori dove trasfondono i loro desideri. È importante perché porta dei movimenti di serenità, di tranquillità ai bambini, che finalmente per la gran parte vengono tolti dallo schermo dei cellulari, dei tablet, e possono costruire qualcosa con le loro mani, rientrano in contatto proprio anche con la manualità e spesso lavorano anche insieme ai genitori, e questo è molto bello. Fondazione TUN porta la ceramicoterapia negli ospedali italiani. Siamo diffusi davvero da nord a sud da moltissimi anni, settimanalmente con più di 600 volontari portiamo la ceramicoterapia negli ospedali italiani, e questo dà possibilità ai bambini ma anche alle loro famiglie di lasciare la malattia sullo sfondo e davvero poter esprimere le loro emozioni attraverso la materia che è magica, che è l'argilla, e che dà possibilità a loro di continuare un percorso di crescita e di sviluppo anche all'interno di un lungo percorso di cura in ospedale.